tre mesi 1.200 dipendenti delle province, 550 direttamente e tutti e 650 i dipendenti dei centri per l'impiego. Purtroppo pensano che è una mucca da mungere. Per quanto riguarda voi, abbiamo previsto nella legge in discussione che si faccia il bacino regionale anche per casi come questo. Il problema è che noi siamo l'unici che non sono scappati, questa è la verità, che qua sono scappati tutti. Buongiorno, si può pure parlare con le persone e poi fare l'intervista, perché se no... Vabbè, stavo sentendo... State sentendo, ci sono facendo. Quindi noi non scappiamo, ma voi sapete che la situazione è drammatica, ripeto, in tre mesi, lo so. Oggi stiamo qua a firmare un protocollo per aziende in crisi di Rieti, portiamo 15 milioni di euro per lo sviluppo dell'azienda, quindi noi non scappiamo, stiamo provando a fare di tutto per risolvere. Certo, e l'unico strumento ce lo siamo inventato costruendo il bacino dove mettere tutti i dipendenti delle partecipate, delle società partecipate per trovare una soluzione. Sì, ma noi già siamo fuori, noi siamo fuori, ci starete. Se facciamo il bacino centrato. E la NASPI dura due anni. No, nemmeno un anno, perché c'è qualcuno che ha detto comunque va bene. Noi lo facciamo, come abbiamo, ripeto, non è stato facile perché sono scappati tutti, assumere all'improvviso 1.200 persone. Adesso abbiamo risolto pure le vicende delle aziende dell'indotto in crisi, 15 milioni per portare qua piccole e medie imprese, fondi a fondo perduto, e dentro la legge di stabilità ci sta pure questa cosa per costruire il bacino. Quindi io non dico bugie che è risolto il problema, perché non è vero, però mi sento di dire che non siamo scappati e siamo tentati di risolvere i problemi di tutti, questo lo dico con grande serenità. Se no lo stavo. Vabbè, ma noi siamo ottimisti, no? Se la buttiamo sul negativo. Ottimista. Io lo so. No, che negativo? Io soffro perché so che per voi è difficile. Perché io costruire un bacino non significa darci il lavoro. No, cioè, però significa darvi una prospettiva che venite assunti da qualche parte. Noi da precari, da una vita di precariato. L'alternativa è licenziamento e finito. Vabbè, licenziamento già ci hanno licenziato. Allora vi sto dicendo che stiamo costruendo le condizioni amministrative e legali per transitare in altri posti di lavoro, non è che ci sono altre alternative. Speriamo, no, ce io... ce noi ci crediamo. No, grazie Presidente. Grazie. Ciao. Arrivano finalmente i fondi, abbiamo portato il Ministro dello Sviluppo Economico a Rieti, io mi ricordo che una volta siamo stati criticati perché c'era solo il Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto un buon lavoro, arrivano 15 milioni di euro a sostegno della reindustrializzazione, in più c'è il bando di 70 milioni di euro per la reindustrializzazione, ci sono molte aziende e progetti di Rieti che finanzieremo, quindi la macchina è ripartita. Ieri il Ministero ha riconvocato il tavolo sulla Rieti. E l'abbiamo riconvocato il tavolo, sulla nostra sollecitazione il 10 dicembre al Ministero dello Sviluppo Economico c'è il tavolo sulla Rieti. Quindi facciamo, non siamo scappati. Facciamo un passo avanti. Sì, perché praticamente allora, lei ha detto c'erano tre grosse vertenze, no? E l'abbiamo seguito proprio come organizzazioni sindacali e siamo, diciamo, contenti che due di queste si è avviata la ripartenza. Dopo faremo pure la, diciamo, sì, per sì, la Lexus Ex Snipe. Adesso però sì, adesso c'è rimasta questa della Ex Alcat, è una vertenza storica dove tutti hanno preso impegni, l'ho detto pure l'altro giorno. Sono state fatte davanti a quei cancelli e non si sa quante campagne elettorali. Allora noi ci fa piacere che c'è l'accordo di programma, l'ho detto, è pure, diciamo, frutto delle iniziative e le mobilitazioni che abbiamo fatto nel territorio in questi anni. Però a questo punto a questi lavoratori che sono 13 anni che sono infilati in una vertenza che non hanno avuto più sbocco, tant'è vero, adesso è pure fallita l'azienda, bisogna dare delle risposte. Lì c'è un insediamento industriale importante, 20.000 metri, diciamo, quadrati, bisogna riattivare quel sito lì, perché sennò veramente non è una sconfitta solo, io lo dico sempre, non è una sconfitta solo dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, è una sconfitta di tutti noi, di tutto il territorio. Guarda, e qui il problema, Presidenza, qual è che sono rimasti solo i lavoratori e le organizzazioni sindacali a sostenere questa vertenza, è dimenticata da tutti, anche la classe, lo dico tranquillamente, anche la classe politica locale ha dimenticato questa vertenza. No, posso dirti una cosa, fra qualche minuto arriva qua, e credo forse la prima volta, il Ministro italiano dello Sviluppo Economico ad annunciare
15 milioni di euro di investimenti per la reindustrializzazione. Io che ribadisco che sul call for proposal ci sono 70 milioni di euro per la reindustrializzazione, e il 10 dicembre al Ministero Nazionale dello Sviluppo Economico c'è il tavolo sulla rita. Quindi io non so la storia, cioè la so la storia, non commento la storia, ma si può di tutto, è certo che noi siamo scappati e non ce ne stiamo occupando, perché giustamente dare risposte che non siano pacche sulle spalle o prese in giro significa nel luogo più alto possibile italiano, che è il governo a Roma, il ministero, fare un tavolo sulla rete. La cosa positiva è che ci sono pure i soldi per gli incentivi sul chi vuole investire, perché oggi ci sono, ti annunciamo i due bandi solo sul retino, solo su questo comparto, quindi la parte finanziaria c'è. C'è l'altro progetto del bando europeo Call for Proposal e c'è anche il sito, cioè il luogo politico che si convoca solo su di voi. Quindi, ripeto, c'è una storia. Sì, sulla compagine nazionale c'era Finmeccanica, lo ricordo perché qualcuno adesso la risposta la deve dare Finmeccanica. La deve dare Finmeccanica. Certo. Siccome noi sono mesi che siamo contenti che c'è il tavolo, che sono da luglio del 2014 abbiamo sollecitato il tavolo, adesso è arrivato il tavolo, va bene. E non è un caso. Va bene, adesso va però. Finmeccanica che deve dare delle risposte da anni, e Finmeccanica non è un... controllata anche un po' da... non da me, ognuno fa la sua parte, c'ha bei insediamenti nel territorio laziale Finmeccanica, e quindi non è che una voce in capitolo, penso che anche diciamo il Presidente della Regione ce l'ha. L'abbiamo ce l'ha già fatto, cosa. Come sapete, Finmeccanica è Finmeccanica. Bisogna... quindi, oggi arriva il... però non sottovalutate l'importanza sia dei tavoli a Roma sia del fatto che oggi viene qua il ministro su questi temi, quando riguarda il tavolo speriamo che non sia l'ennesimo rinvio. La gente oltre a essere sfiduciata è anche incazzata, perché di questi tavoli sono anni che se ne fanno. La vera novità di da oggi fino ad oggi allo sviluppo economico, al Ministero dello Sviluppo Economico, non si è concretizzato niente sulla vertenza di Lidl. Si sono dette solamente tante bugie ai lavoratori. Però tante bugie. No, questo non è vero in parte da adesso, perché i tavoli non servono a niente se non c'è poi qualcuno che investe. In questo caso, proprio perché conosco da qualche anno la situazione qui, abbiamo preso il toro per le corna e i tavoli hanno come strumento importante il fatto che ci sono almeno 15 milioni di euro di investimenti, fondi peraltro a fondo perduto, agevolazioni fino al 100% sul credito su chi viene a investire a Rieti e nella provincia di Rieti. Queste cose che non c'erano prima, perché non ci sono mai state, adesso ci stanno. Speriamo. E oggi veniamo qua, ripeto, io ho voluto e lei è voluta venire, che il ministro venisse qua, perché non è che oggi vengano a dar pacche sulle spalle, vengono ad annunciare che quando parte il 20 gennaio, il 20 gennaio si aprono le proposte per tutto il mondo, chi vuole investire qua c'ha 15 milioni di incentivi sia sul credito sia su fondo perduto. Quindi è molto competitivo. In questo quadro il tavolo può servire. Presidente, speriamo che siano sufficienti queste iniziative. Presidente, questi signori qui hanno finito i soldi, della liquidazione. Apposta stanno ancora caldi. Il prossimo step, stanno senza mangiare. Allora, stiamo senza mangiare. Apposta sto qua, che non è che sono scappato, ma qual è l'alternativa che metteci i soldi e dà la massima autorevolezza? Io ci ho messo 8 mesi, noi ci ho messo 8 mesi. Però adesso siamo arrivati. La partenza dal 2006, poi siamo nel 2007. Io non c'ero nel 2006, io ti posso rispondere quello che ho fatto io. In un anno abbiamo trovato i soldi, abbiamo portato il governo a Roma e abbiamo portato il governo qua. Cioè non c'è un'alternativa a questo, perché qual è l'alternativa? Cioè si sta facendo monitorata, perché sennò di solito i soldi hanno la coda liscia. Quindi noi oggi potevamo fare il click day a gennaio, senza fare oggi la presentazione a Rieti. Venire a Rieti col ministro e presidente della regione è anche un'assunzione di responsabilità, e rispetto a queste giuste paure, perché è una storia vecchia, la volontà di dire non solo non siamo scappati, ma ci siamo. Però le posso mettere a corrente una cosa, cioè in questa città, su questa vertenza, ci sono state le massime autorità, da Letta a Marini, quando che era
Presidente del Senato. Ma qualcuno ci ha mai messo 20 milioni di euro? No. Per le imprese. Ma quella è la differenza. Ma vediamo, un sacco di chiacchiere. La differenza è quella. Le chiacchiere sono finite. Vediamo. No, per carità. Però seguiamola questa questione. Adesso arriva il dottor Castano.